Certo, per andare alla direzione nazionale del Partito Democratico, la sua figura vista sempre come legata più al civismo, meno ai partiti. Beh, questo bisognerebbe chiederlo a Nicola Zingaretti. Con lui abbiamo iniziato un percorso con Piazza Grande quando si è candidato dentro quel partito e allora quando mi ha chiamato per la prima volta nell'ottobre del 2018 per addirittura gestire i lavori di quello che fu il primo incontro della sua candidatura al PD con tutti i sindaci e amministratori d'Italia, ero anch'io stupito di quella scelta. Ma lui mi disse: perché vogliamo esattamente persone come te, che comunque rappresentano una sinistra non militante dentro i partiti, ma che comunque è radicata nei territori e che rappresenta anche delle realtà civiche realmente presenti e non invece per opportunità elettorale. Un PD che si apre ai movimenti, anche alle famose sardine. Questo è sicuramente l'idea di un'apertura totale nella società italiana, ma soprattutto anche alle realtà e ai territori, ma non è soltanto questa mia nomina, che poi in realtà è stata anche un'elezione che è passata proprio oggi all'Assemblea nazionale. C'è da dire che un esempio ancora più evidente, marcato di questo nuovo corso che il PD si vuole dare, l'elezione della mia cara amica e anche collega sindaca di Marzabotto, Valentina Cuppi, con cui proprio con lei abbiamo appunto iniziato insieme questo percorso vicini a Zingaretti. Non avevamo preso ancora la tessera di partito, ma questa idea di rivolgersi alla società civile è un messaggio forte e dirompente che penso che chi conosce le persone in gioco saprà cogliere. Lei in un suo posto ha detto cambieremo il PD. Quale visione ha lei del futuro del PD? Un PD che deve tornare sicuramente nei territori, tra la gente e discutere con la gente, non dentro alle quattro mura, in stanze chiuse, dove l'unica cosa che è riuscita ad affermarsi è stata soltanto la divisione, le lotte. Io stesso ne sono stato in qualche modo, ho vissuto sulla mia pelle, il risultato di questo modo di fare. Io il PD in due elezioni, non l'ho avuto dalla mia parte, eppure sono stato eletto. Credo che invece bisogna aprire, tenere le braccia aperte per accogliere, senza rinnegare in alcun modo la storia bella di un partito anche a livello locale, ma sicuramente essere più coinvolgenti e più dialoganti. Nella provincia di Trapani, oggi lei sicuramente sarà a contatto con i vertici e quindi cosa succederà ora? Quale sarà il rapporto anche con questi vertici locali? No, in questo la devo smentire perché veramente la notizia è stata sorpresa anche per me. Io non sono stato scelto, ripeto, come militante di un partito di vecchio corso. Sarò molto contento di cominciare un dialogo anche con chi rappresenta il partito in provincia di Trapani, ma soprattutto incoraggerò tutte quelle iniziative che si rivolgono direttamente alla gente. Il mio primo pensiero va proprio ai movimenti civici, che mi sento di rappresentare anche in questo ruolo. In fondo la provincia di Trapani ha bisogno di politica e non di divisioni e di guerre. Ma il contributo che lei si sentirà di dare di più su che cosa sarà? Io credo che sarà su diversi fronti. Noi dobbiamo cominciare a ripercorrere la lotta alla mafia, che è anche l'affermazione della legalità, anzi, come devo dire, è sempre stato nel mio approccio, nell'affermazione della cultura della legalità, rispetto della legalità, la lotta alla corruzione, ma soprattutto la buona amministrazione. E quindi allora quali sono le parole che caratterizzeranno la Sicilia del futuro? Legalità, cambiamento, città. Sicuramente l'impegno anche dei piccoli comuni e delle piccole realtà che poi in fondo l'Italia
su oltre 7.000 comuni e 5.000 sono addirittura sotto i 10.000 abitanti. Ed è una fotografia dell'Italia la più vera, la più grande e la più popolosa. E questa Italia va assolutamente rappresentata. È qui che dobbiamo vincere le sfide, è qui che dobbiamo essere ancora più presenti.